Oh no. Oh, sta arrivando. Sta arrivando, sprinta via. Au, a Tokyo Drift dei clown, date una calmata. Porco cane, porco cane, porco cane. Corri, 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 corri. Dai, mi ha tagliato la strada. Molto male, molto male, molto male, molto male. Ah, stunnalo, 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 Oh. Signori, non avete idea di quante volte io abbia ormai rifatto questa boss battle. Credo 15-16 volte. La conosco a memoria, ogni tanto ci schiatto anche perché ormai la affronto tranquillamente. Allora, ho provato letteralmente di tutto per cercare di sistemare questa battaglia, perché come avete visto si bugga sul finale. È un bug noto che ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è, tutte cose. Questa volta ho provato sia a reinstallare, a verificare i file. Vediamo un po' se siamo fortunati, perché questa parte del gameplay in realtà l'ho fatta tante volte. Ho provato più volte a dire: ma sì dai, è stato solo un caso isolato, avanti gente, vediamo di rifarci un bel gameplay. E poi va male. Poi va tanto male, signore. Bravo, per un secondo mi aveva fatto leggermente cacare in mano. Questa cocchia di paperella cicciona comincia a rompermi un po' le scatole. Voglio essere onesto con voi. Allora, per adesso c'è ancora solo. Ah! Una singola paperella! No, 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 non voglio rifarla, non voglio rifarla! Porca di quelli per porca, aspetta. Aspetta, e basta, tira paperelle che ti tiro. I porchi, santo cielo, no. Ce l'ho una trotta, ce l'ho una trotta, ce l'ho una trotta. Ok, il problema è che ho sprecato il potere quando adesso stanno per esserci due maledettissime paperelle. E tanto lo sappiamo tutti che non funzionerà mai. Beh, se questo video è uscito vuol dire che ha funzionato. Non mi palpeggiate. Wow, wow. Ha tentato di mordermi la bastarda. Aspetta, aspetta. Ok, è il momento della verità. Ciuccia chi e ciuccia là. Ti prego, fai accadere qualcosa di differente. E la risposta è... è accaduto qualcosa di differente! È accaduto qualcosa di differente! Oh mio Dio! Oh mio Dio, possiamo finalmente andarcene a sto posto! Poi mi prendo le trappole normali lì, che sennò piango nel profondo. Non sono mai andato oltre questo punto! Ok. Signora, faccio del mio meglio, porti pazienza, le porte sono chiuse? Non è finita la battaglia, vero? Si sta chiudendo tutte le porte dietro di me? Cosa? Dove devo andare? Buongiorno! Ok, questa si apre invece. Sono un attimino nervoso. Ok, sembra che nessuno mi stia inseguendo. Il che è strano, di solito Malak prova a mettermela in quel posto. Ok, proviamo ad andare in questa direzione, che succede? Oh oh, oh oh, non mi giro nemmeno. Oh porca di quella suprema porca. Ok, qua non posso andare che ci sono le paperelle. Mi stai seguendo, la paperella grossa più grossa. Oh porca, oh no 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 no, no, ma stai scherzando. Aprilo, aprilo, aprilo. Oh no. Oh, sta arrivando, sprinta via. Sprinta, ah. E vabbè, ma non c'ho avuto neanche tempo di far nulla, porco cane. Ok, questa volta sprintiamo fin dall'inizio in modo tale da guadagnare quanto più tempo possibile. Corri, 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 corri. Forse possiamo guadagnare spazio col teletrasporto. Vai, vai, non mi metto neanche a guardarla. Non mi metto neanche a guardarla perché mi ha già schierato, ma proprio male male. Vai, vai, veloce, veloce, teletrasportami intanto. Ok, sì, intanto che ci sono le paperelle ai lati, io non posso fare molto. Corri, corri, risprintami via. Ok, paperelle anche qua. Vai, 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 devo arrivare in fondo, vero? Sì, 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 poco tanto. Oh, oh, no, 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 non compro niente, non compro niente, vai. Non mi hai teletrasportato, non mi hai teletrasportato, sei un pezzo di erba. Curi, non posso, attivati potere, corsa, tutte cose, ok. Ho guadagnato qualche centimetro. Oh, oh, c'è una paperella là in fondo, quindi vuol dire che dobbiamo girare prima. Vai, 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 veloce, 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 veloce. Mi caco lo sfaccio. E poi, ma qua è doppia porta, qua è doppia porta, non vale. Non vale, non vale, non vale, non vale, non vale. Chiusa. Si chiude dietro di me, ok. Forse, forse sono in salvo. Ti prego non farmela rifare. Te lo chiedo in ginocchio, non farmela rifare, perché piango nel profondo. Ok, ok. Perfetto, fin qua tutto tranquillo. Malak non è arrivato? Signori, ci ho messo tipo una settimana, ma finalmente riesco a vedere la fine di questo livello. Non mi fido fino all'ultimo. Salve paperella. Diciamo che accelero, chi si è visto si è visto. No, passa di dietro che non mi fido minimamente. Alla facciaccia vostra. Pezzo di erba. Ah, il mio cuore con la Q. E punteggio finale B, che è 7 minuti. Questi sono 7 giorni che ci ho messo io. Ok, signori, ce l'abbiamo fatta. Incredibile, ce l'abbiamo fatta. Visto quanto male sta andando sta serie, non avrei neanche dovuto buttarci via tipo 8 ore a tentare di rifare lo stesso livello. Vite totali aumentate. Mi pare un'ottima notizia. Per la 190ª volta, no, i sottotitoli non li posso ingrandire. Il gioco è fatto così. Porco cane. Signor Malak, come andiamo? Ho visto che ha provato a fermarmi. Coi bug non le è andata bene. Ma sa come sono le donne coi gioielli? Santo cielo, non riescono a farne a meno. Every piece Pierce gets makes her more powerful. Don't you get that, Meatsack?
What do you think is going to happen when she doesn't need you anymore? Ah, guardi, ne sono pienamente consapevole. He's right. I am getting more powerful. Powerful enough to fulfill your every wish. That's why you're here, isn't it? Signora, guardi che non sono completamente rincretinito, rincitrullito e via dicendo, eh? Però c'è delle belle zizze nonostante l'età, quindi. Beers, why not tell him what fate befell the last person that trusted you? Ok, uno potrebbe pensare che il mio predecessore sia morto fra atroci sofferenze. No, no, purtroppo per lui è vivo, ma ormai guarda solo i video di tendenza di YouTube Italia e non riesce a farne a meno. È tipo una droga per lui. Fidatevi che è un destino peggiore della morte, visti i contenuti di YouTube Italia, e faccio parte di essi. Non di quelli di tendenza. Quando mai nella vita, nessuno mi caga. 5 more pieces to go, love. Care to try your luck again? Or would you rather just stay here with me? Oddio, guardi, lei e le gemelle siete di un'ottima compagnia in effetti, eh. Ma sono curioso di scoprire quale sarà il nuovo potere o no. Non è un clown, vero? Forse non dovrei dirvelo, ma ho problemi con i clown. Beh, non è che ho una fobia e tutte cose, ma mi danno profondamente fastidio. Non sono... Ciao? Mark left a monster to guard the entrance. Reeks of desperation, don't you think? You'll just have to scare it off. Stare into its eyes and convince it that you are the bigger monster. Ok, mi calo i pantaloni, non ci sono problemi, signora. Just ask my late husband. Questa era sposata? Quante volte si è sposata, signora? Quindi c'è la scimmietta lì pronta col coltello a tirarmi una coltellata su un rene. Lo eviterei molto volentieri, quindi ci serve un nuovo potere. Ovvero Primal Fear. Ok. Ok, quindi praticamente terrorizza tutte le creature intorno a me. È come una versione terrificante della banca Mediolanum, che è già terrificante di suo, ma vabbè dettagli. Sentite, diamogli una potenziata, così ne aumentiamo il raggio d'azione. E cosa l'abbiamo già potenziata al massimo? Mi sa di sì, in effetti. E abbiamo fatto anche un ottimo lavoro col teletrasporto. Dovrei forse prolungare la nostra telepatia per percepire meglio i nemici attorno a noi. Credo che sia una cosa buona e tanto giusta. Sì, ho visto che posso resettare i punti che spendiamo in caso di necessità. Allora, aspetta un secondo che adesso devo alternare tutti i vari poteri, il che sarà un casino di proporzioni bibliche. Salve signore, cortesemente si levi dei maroni. Ha funzionato? Facciamo che corro via, tanti saluti. Ah, ma lo stunniamo, credevo scappasse. Quindi rimane pietrificato dalla paura. Ad ogni modo, eccoci arrivati, presumo o no. Crazy Carnival, no! Oh, santo cielo. Those were pretty popular in my day. Such talent and showmanship. Sì. As a girl, the performers never failed to fill me with wonder. Watching them, I wanted to become a star, too. Oh, porco cane! I just sit around and watch others play video games. Signora, è una critica al mio lavoro? Deve rompere i maroni? Facciamo finta di nulla che è meglio. Ok, per adesso non mi hanno provato ad uccidere. Il che è già qualcosa. Un zucchero filato, io un po' ne vorrei. Ah, mi dice che non è molto commestibile. Wow, che è stato? Perché c'è un'auto? Buongiorno. Ok, facciamo attenzione anche alle auto. Paura dei clown? No, in senso stretto no. Però ho paura di non avere la mappa. Quella è una fobia grande grande purtroppo. No, sono tornate le paperelle. Ci sono le scimmiette. A quanto pare questi hanno intrappolato praticamente chiunque. Oh mio Dio. Oh porco cane, che spavento. Auto? Non è che... Ok, per un secondo credevo uscisse il clown. Mi ero già cacato. Oh no. Oh, si girano verso di me. Ribadisco, proprio per nulla inquietante. Cos'è che devo fare? Devo prendere il martellozzo? Ah, ok, ok, ho capito. Sì, ma come faccio a prenderlo? Vai. Guardi che sono un ometto forte forte, non nella vita vera. Signora, perché mi ha fatto fare qualcosa di dannoso per la mia salute? Sì, vabbè, mi ha mandato in... Oh, corco cane, in luoghi molto molto pericolosi, che succede? Wow, macchina? Forse... Oh, macchine infernali. Oh, a Tokyo Drift dei clown, date una calmata. Ti buco le gomme. Wow. Usa Primal Fear per scappare. Così? Wow! Li abbiamo disintegrati? Il problema è che quel potere... Aspetta un attimo, guardi che l'ho visto, non facciamo finta di nulla. Non vorrei dire una boiata, ma mi pare di aver visto un documento segreto in cima alla suddetta scala. E voilà! Ottimo! Siamo tutti in alto.
Fatemi tornare giù. Porco cane, a saperlo che c'erano già i segreti, dannazione. Probabilmente abbiamo lasciato indietro qualcosa. Vabbè, non è un grande problema. Potrei tornare indietro. No, mi hanno bloccato la strada. E niente, si prosegue verso la prossima parte dell'incubo. Well, this is all a bit surreal. Ok. Perché continuo a non avere la mappa, signora? Non posso giocare senza mappa. Oh maronne. Ah, c'ho lo zucchero filato che fa giri brutti. Cerchito di non mangiarlo, ma l'ho fatto comunque. Oh maronne, ora che è arrivato il livello. A posto. Buongiorno. Oh, vedo dei martelli là davanti, abbastanza inquietanti. No, con la musichetta da clown. No, allora aspetta. Non è una corsa contro il tempo, Lonino? Beh, tecnicamente lo è, ma vabbè, dettagli. L'auto? Sento il rumore dell'auto? Sì, attiva la paura. Vediamo un po' se ha funzionato, se ha effetti anche sull'auto. Ah, è laggiù. Ok, probabilmente le auto stesse mi daranno la caccia. Sì, ma... Wait. Ok, scappa via. Non vedo i pezzi, tuttavia. Dove... Sono lontanissimi i pezzi di cristallo. Oh, ma che non mi lascia stare. Ok, devo verificare la mia teoria. Avviciniamoci all'auto. E a zunde. Ok, sì. La mandiamo in panne, praticamente. Neanche troppo. Neanche... Cos'era? Cos'era? Ho visto cose brutte per un secondo. Aiuto. Oh, maronne. No, è troppo trip mentale assurdo. Allora, ce ne sono ben 54 in questa zona. Ah, ma ci sono i clown che mi inseguono. Adesso mi sono accorto. Teniamo lo sprint in caso di necessità. Io devo andare. Ah, mio Dio. Anzi, come non detto, ho sbagliato il tasto. Porco cane. Volevo attivare lo sprint, invece ho attivato la paura. Ok, dobbiamo sperare che si ricarichi abbastanza in fretta. Auto, dove sei andata? Ma non vale. Aspetta. Ok, attiva la paura. Ho attivato la paura. Ho capito che mi date 5 vite. Ma c'era la paura? Aspetta, mi viene il dubbio che ho sbagliato ad attivare i poteri. In realtà non era la paura, ma era quello per rilevare la posizione dei nemici. Porco cane, troppi poteri. Ho fatto confusione perché sono pirlo. Sì, ma non è che ogni volta devo rifare questa entrata trionfale, dai. Ok, tentativo numero 2. E stunnone. Perfetto. Corri via di qua. E teniamo la telecamera in questo modo, sì, la mappina, altrimenti sarà difficile arrivare alla fine. Quindi sprinta un po' perché ciccio non c'ho tutto il giorno. Cioè, fatemi capire bene, io ho porconato in 826 lingue diverse per finire l'altro livello. Per vedere sta roba, corri. No, aspetta, porco cane. Adesso ho capito mentre arrivavo. Ho detto, non è che poi mi termina l'alta velocità qua. Vaffanclub gioco. Oh, aspetta che ci sono anche dei portali, se riesco a evitare di volare di sotto. Dove poi sono finito? Sono in un'altra parte della mappa. Oh, ricaricami il potere. Porco cane. La sento vicina, la sento tanto vicina. La sento considerevolmente una cifra vicina. Corri. Ah, c'è anche di qua la macchina. Aiuto, mi vogliono investire. Corri. Ma cos'è? Oh, porco cane, cos'era quello? Non mi mangiare proprio adesso. Ok, non so se ci siano i clown che mi stanno ancora inseguendo. Quello che mi preoccupa è che questa è la prima parte della mappa. La prossima sarà... molto peggiore, questo è poco, ma sicuro. Ok, ce ne sono ancora 40. Ma ci vorrà una vita davvero di sto passo. Aspetta. Ah, cosa? Ho premuto un tasto preso dal panicume. Assolutamente sì. Ok, cerchiamo di essere tattici. Vediamo di stunnarli temporaneamente. Così facendo mi posso muovere più liberamente e recuperare un po' di cristallozzi. Sta mappa è enorme e giganterrime, non ho ancora trovato neanche mezzo segreto. Ok, è un po' che mi stanno lasciando stare. Non so se sia perché li ho stunnati. E sto cominciando a confondere i vari portali. Eccolo laggiù. Aspetta che ti stunno anche la nonna. Se ti avvicini troppo. Aspetta, dammi mezzo secondo. Porco cane, sono tutte e due. Corri. Ma si sono fermate? Temporaneamente sì, per non dire che si gira all'improvviso. Perché ti odio in profondo. Corri. Ah, no, aspetta, ho fatto una cavolata. Pensavo di poter saltare, non so perché ho pensato di poter saltare. Aiuto, ce li ho proprio dietro. Corri. Oh, porco cane. Corri di più. Corri molto, ma molto di più. Aspetta, se faccio le curve forse li frego. Ok, corri. Ah, ma da via. Ci siamo capiti? Non è che qua c'era il coso che mi salta all'improvviso addosso, vero? Corri, non lo voglio sapere, non lo voglio scoprire, non me ne frega niente. Porco cane, stanno riuscendo a guadagnare terreno. Speravo di averle distanziate abbastanza. Risprinta di nuovo, allora. Dai, ne sono solo 25, Lon. Eh sì, però sono qua già da 20 minuti, porco cane. Non mi dire che tagliano la strada da questa parte. Oh, qualcuno si sta facendo un po' più furbo. Aspetta, fai così. Proviamo a usare la paura, magari li fermiamo temporaneamente. Perché ho troppe cose da recuperare. Ne ho fermata solo una. Ok, sono due auto comunque da quello che ho visto, non ce ne sono altre. No, non ti muovere. Ok, sprintalon. Mi sa che sta per ripartire.
Ok, il resto dei cristalli, dice il gioco, sono da questa parte. Dai, è quasi fatta. È quasi fatta, questi sono gli ultimi, me lo sento. Oh, ma guarda un po', c'è un portale anche da questa parte. Pertanto, questo vuol dire che se prendo il portale da questo lato arriverò dall'altro dove ci sono tutti i cristalli che mi attendono. Teoria del telone completamente sbagliata. Tanto sbagliata. Beh, no, 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 levati, levati. Porco cane, si è parca... Ti odio, ti odio. Ti cavo 8 punti sulla patente. No, 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 stanno già iniziando a tagliarmi la strada. Dai, avevo dimenticato qualche cristallozzo. Aspetta, aspetta, vediamo di bloccarli. Devo aumentare l'area di azione. Infatti non ha funzionato. Corri, 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 vedi qua, vedi qua, vedi qua, vedi qua. Ce li ho attaccati al culo. Però il portale che riconduce a se stesso è stata una furbata, anzi una bastardata di proporzioni bibliche. Aio! Allora, tatticone della vita. Ora li stunniamo. Perfetto, così posso correre dall'altra parte. E credo di aver visto anche dove si trova il portale per passare alla zona successiva. Dovrebbe essere... Eccolo qua. Ok, quindi vediamo di non bloccarci proprio qui. O sarò nella mia più totale. Oh, guarda che fortuna. Posso anche stunnarli alla grande. Alla facciaccia. No, li ho stunnati. Li avevo stunnati. Non vale, non vale, non vale, non vale. Erano stunnati. Ok, avete rotti maroni. Mi avete tanto, tanto rotti maroni. Ok, ristunnati. Si vede che il potere di stunnamento non è cumulativo. Vai, 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 vai. Perfetto. Ora devo ritornare dove ero lì di prima. Dovrei avere ancora un mezzo secondo. Ok, non si sono ancora ripresi. Per fortuna. Perfetto, vai, 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 vai. Passa attraverso il portale. Vediamo un po'. Oh! Buongiorno, non era quello che mi sarei aspettato. Questo vuol dire che appena torno indietro, sono fregato. Sono fregato, ma... Un attimo, aspetta! Bloccali! Bloccali lì, bloccali lì. Non fare il bastardo. Ok! Oh, mi sono giocato anche troppe mutande. Troppe mutande, gente. Curi! Ok. Corri, 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 corri. Sto cocchio di trappola. Perfetto, mi mancano le ultime 5. Ed è praticamente... Oh no, sto arrivando. Dicevo ed è praticamente fatta. Io canto sempre vittoria troppo presto. Wow, 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 wow. Si stanno bloccando tra di loro. Ok, ok. Vediamo un po' adesso chi la vince. Io che mi sono spalmato male su un pilastro, un pilone. Ma vabbè, dettagli. Allora, mi sa che dobbiamo girare qua, probabilmente. Dai, sono già ritornati! Non ho il potere ancora carico. Ora ho il potere carico. Dove devo andare? Vabbè, mi si è buggata l'interfaccia. Non mi dice dove sono gli ultimi cristalli? La signora mi ha detto che qua non ci sono altri frammenti. Allora, aspetta un secondo. Forse devo entrare in uno dei portali, perché i frammenti sono in un'altra zona. E un po' dove poi sono finito? Mi sento... Oh, forse sono dall'altra parte. Ah, ok, si è riattivato di colpo. E ora mi rileva i frammenti. Forse le mappe sono divise in due aree, non me ne sono mai reso conto. Corri, 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 corri. Porco cane! Perché non ho aspettato? Oh, buoni, 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 buoni. Sono usciti i clown dalla macchina. Ok, 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 Lon, stai calmino. Lon, stai calmino, non farti fregare. Mi stanno inseguendo, popo arrabbiati con la vita. Macchina, non andare dietro marcia, non andare dietro marcia. Porco cane, corri, 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 corri. Dai, mi hanno tagliato la strada. E da una parte c'era la macchina e dall'altra parte c'era i clown. E che dovevo fare, i miracoli. Siamo sopra! Siamo sopra l'altra mappa! Adesso ho capito perché mi confondevo così tanto. Guardatela, è là sotto! Ok, ok, Lon, non stai calmo. Fai un'accelerazione finale e il gioco è fatto. Eccolo là giù. No, aspetta che sta anche per partire il coso. Ok, li abbiamo presi tutti? Perfetto, ora devo trovare l'uscita. Che non so se si trova qui o là sotto. Credo si trovi sotto. Dovrebbe essere quella laggiù, non me lo ricordo. Ti prego, dimmi che non mi sono sbagliato. Ho già tirato abbastanza porchi, sono già morto parecchie volte. E questa era la parte più semplice. Oh, alleluia, alleluia. Non ancora, dice il gioco. Ok, quindi... Wow, 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 buoni. Buoni. Aspetta, ma non vale. Non vale, non vale, non vale, non vale, non vale, non vale. Che sta succedendo? Aspetta. Apriti. No, 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 mi fa andare avanti. Oh no, non devo attivare quel potere. Devo capire quando passare alla prossima zona. Buongiorno. Aspetta, fai il segreto, fai il segreto, fai il segreto. Perfetto. Quanto rimane stunnato ancora il bastardo? Veloce. Ok, direi zona giusta. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Sì, ma la cosa mi inquieta ancora di più. Oh no. Dove boia sono finito? Che salgo a bordo? Un pochettino. Ah, guardi, penso che il motion sickness sia l'ultima delle mie preoccupazioni. O kinetosi, che dir si voglia. Che poi, sarò onesto con voi, non invidio Pac-Man. Questo era quello che vedeva, beh, in versione meno traumatica. Lui era inseguito dai fantasmini colorati. Ciao ragazzi, come va? Fate ciò ciò con la manina, bravi. Non mi jumpscherate, non mi jumpscherate, che ci avete la nonna trota. Aspetta. Buoni. Per un secondo credo che mi dovessi fare tipo qualcosa tipo quick time event. Sì, ma davvero? Oh no, il mio stomaco comincia a far risalire il pranzo.
C'ho il salmone che sta andando controcorrente. No, non è vero. Però se ci si è capiti. Ammetto, l'effetto è anche carino. E ribadisco che questo videogioco è stato sviluppato da persone con evidenti problemi mentali. C'è ancora molto percorso? Perché sembra davvero che tu sia venuto al parco a tema. Vacche gentili, santo cielo, pensavo che mi avrebbero provato ad ammazzare. Sì, dagli tempo, Telon. Non essere frettoloso, ragazzo mio. What's black and white and red all over? I'd start running before you find out. Sì, mi dia un secondo che stavo bevendo nella vita vera. Allora, aspetta. Oh no. Vabbè, adesso di nuovo un labirinto normale. Cos'è che mi insegue stavolta? 218, allora, aspetta, riduciamo la mappina. Perfetto, vedo anche di curiosi cannoni. Ok, dovremmo ripulire una zona alla volta. Oh no. Ah, c'è i clown. Ci sono i maledettissimi clown. Ok, ora lo sappiamo. Porco cane, non so quanti clown ci siano. E non so quali siano le trappole della zona. Aspetta, ok. Oddio, non è che qua passa il veicolo. Forse avrei fatto bene a controllare prima di buttarmici in pieno. Siamo onesti, questo livello non può essere peggiore di quello della villa. Marò, quanti traumi. Quello è stato veramente spaventoso. Qua probabilmente ti inseguiranno e basta. Chi si è visto, si è visto. Ok, maronne. E se gli occhi non mi ingannano, c'è una zona segreta qua? Beh, era anche abbastanza ovvia. Ah, ok, ok, fammi entrare. Come non detto, puoi essere investito dal treno? Ora lo so. Aspetta, sono sicuro? Non è che mi fidi più di tanto? Diciamo che torno indietro. Io ero lì tranquillo. Ho detto, vabbè, boh che... No, 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 porco cane. Vai! Però è che li ho stunnati. Ma non li ho ammazzati. Ok, proviamo a raggiungere la zona successiva. Vai. Anzi, precedente in questo caso, ma vabbè, dettagli. Oh no. Qua gira. Gira, tondo, vomito. Eccoli, mi hanno ritrovato molto in fretta. Ok, senti i loro passettini che fanno check, i bastardi. Corri di qua. No, devo ripassare sul percorso, purtroppo. Sono anche veloci, eh. Oh, sono anche tanto veloci. Però non passi il trenino di nuovo. Magari può andare anche in retromarcia, rimango molto fregato. Porco cane, sono anche laggiù. Quanti ce ne sono? Ma ce ne sono uno sproposito. Oh, no. Sono più gruppi. Adesso capi... No! Sono più gruppi di bastardi. No! Vabbè, pensavo di aver stunato anche questo. Dai, non stiamo andando poi così male. Però sì, ci sono interi gruppi di mini clown in giro. Devo anche ricordarmi che abbiamo il resto dei poteri che possiamo attivare separatamente dagli altri. Quindi adesso posso vedere tipo la loro posizione temporaneamente. E abbiamo anche il teletrasporto, che da tastiera è scomodo. Mi sa che è un gioco sviluppato più che altro per controller. No, non mi metto ad attaccare il controller. O non la finiamo più qua. Ok, non mi hanno visto. Porco cane, mi hanno visto i bastardi. Corri via. Ok. Ah, a posto, da questo lato dovremmo essere relativamente al sicuro. Sì, ma me ne mancano ancora 170. No. Ehi, aspetta, potere. Maronne, siete dovunque. Porco cane, cos'è sta roba? Oh no. Molto male. Questa ve la siete giocata bene. Questa ve la siete giocata molto bene. Porco cane. E pensate che uno dovrebbe anche finire tutto questo gioco senza farsi mai catturare, uccidere, trucidare tutte cose. Il telone non è una di quelle persone che proverà a farlo. Il telone proverà già a finirlo senza bagarlo e tutte cose. Sarebbe già un ottimo risultato personale, non mi lamento. Oh, li sento. Ah no, erano i cannoni. Aspetta, corri. Non faccio fregare i cannoni, perfetto. Ho fatto breccia senza becchi minimo, rispetto. Oh no, ci siete anche voi. Ah no, credo fossero le paperelle dell'altro livello. Porco cane. Ci ho perso anche troppo tempo, occhio. Aspetta. Minimamente. Cioè, non so se ti stu... Porco cane, dicevo, non so se ti... No, ti ammazza. Mi hai chiarito quel dubbio, ti ringrazio. Grazie. Porco cane, sono sotto attacco anche nella vita vera. Ci sono le zanzare che mi stanno ciucciando male. E non in senso buono. Ok, proviamo ad affrontare sta stanza. Oh, non li sento. Sono tipo dietro di me, aspetta. Ecco, sono anche difficili da individuare. No, chi ha inventato questa stanza è malvagio nel profondo. Gente, c'è qual quadra che non coda. Lì dice che c'è un cristallo. Ma io non vedo cristalli qua. Oh no, c'è un cristallo sopra di me. E ha più piani. Porca trota, questa non me l'aspettavo. Ok, è un po' che non vedi bastardo. Oddio no, non mi dire che mi jumpscarano qua. No, e anche qua la stessa cosa. No, poi, aspetta, e come arrivo là sopra? Scusate, come? Ah, beh, forse devo arrivarci dal lato. Perché sto tizio a quanto pare c'ha problemi addirittura con gli scalini. Faccia finta di nulla che non mi voglio arrabbiare. Ah, posto, ancora 140. Non è che ho tenuto il potere, così posso sfondare senza che mi rispetto. Vai! E olè!
Ok, non so se posso stunnare la giostrina. La sento dietro di me. L'ho sentita per una frazione di secondo. Aspetta. Sì, sta arrivando. Torna dentro. Ok. Perfetto. Il problema è che si ferma dopo un po'. No, questa volta è andata avanti. Ok. Spero non ce ne siano altre. Probabilmente spawnano ogni volta che tu sei sui binari. Ok, basta binari che non ne posso più. Perfetto, ancora 118. Oh no, siamo dall'altra parte della zona di prima. Vediamo un po'. Sì, è uguale. Porco cane. No, non potete passare attraverso. Siete fregati. Ok, finché io non faccio breccia, voi non potete passare. Alla facciaccia vostra. Però non ho ancora capito come andare al piano superiore. Lo vedo, c'è un ponticello sopra di me. Vediamo un po' se c'è. Ah, ok, perfetto. Ah, ora ragioniamo. E possiamo anche ripulire questa zona. Ah, però è un vicolo cieco. Ok, beh, in teoria loro non possono usare i portali, quindi a livello teorico siamo al sicuro qui. Ok, dovrei aver ripulito tutta questa zona, quindi i restanti cristalli sono al piano inferiore. Aspetta, c'è un portale anche qua. Ottimo. Porco cane! A giudicare dal rumore ce li ho tipo attaccati al culo. Porca boia, corri di qua. E vabbè, il problema è che sono veloci, sono piccolini ma c'hanno lo sprint sotto. Sono lo Usain Bolt dei clown nani praticamente. Occhio cannoni. Aspetta, sono messi male. Aspetta qui, ok. Ma no! Ok, pensavo di potermi mettere fra due cannoni. Ciccio, lasciamo stare che non c'ho voglia di arrabbiarmi, porco cane. Ok, non mi freghi due volte. Corri. Non c'ho lo sprint. Ok. Va bene lo stesso, ce l'abbiamo fatta comunque. Perché ovviamente lo attivo per errore. Perché ogni volta che muori sapete molto bene che tiri a zero i poteri. E quindi devi di nuovo rimetterli a posto. Oh no, un'altra di queste zone. Quindi dobbiamo risalire velocemente di sopra. C'è un portale. E tornano in carriola. Ribadisco, qua sopra non li ho visti, quindi sono sicuro. Direi di non utilizzare lo stesso portale, giusto per tranquillità. Oh, li sento qua sotto. Li sento, sono proprio sotto di me. Sono tanto sotto di me. Loro sanno che sono qua sopra. Ah, andate via. No, vabbè, sono tutti qua. Sentite i passi, sentite i loro passettini. No, con le cuffie anche più inquietante. Sono qua sotto. Allora, aspetta un attimo. Proviamo a stunnarli qua. Vediamo un po'. In teoria dovrebbe aver funzionato, però. Ok, corri. Non so dove, ma corri da questa parte. Olè, fregati la... Oh no, quella stanza. Ah, porco cane. Aspetta, mi sa che mi hanno già trovato. Aspetta. Mi ero bloccato in culolandia. Casino. Ci fosse un modo per eliminarli temporaneamente. Ok, ancora due. Questa zona l'abbiamo ripulita completamente. Non li sto neanche guardando. Li sto controllando sulla mappa. Boia da dove? Aspetta. Corri via. Ottimo. No, di nuovo sul posto. Dai. Ok, aspetta che lancio la paura in caso siano proprio attaccati al mio culo. Vai. No, non adesso. Wow. Ok, aspetta, cosa vuol dire che posso andare in questa direzione? Sperando che non fregarmi da solo. È molto probabile che io stia per essere investito, siamo onesti. Corri. Prima che cano a fare il giro. Ok, forse siamo salvi. Porco cane, ancora i binari. No, questa volta non può finire bene. Vabbè, me la rischio. Ah! Stunnalo! Oh! Lo... Non lo sapevo! Sono andato indietro per paura e ha funzionato! Le big botte di culo, ragazzi, ne mancano 10, ne mancano 9. Oh mio Dio, di mutande no, le mutande le ho finite in compenso. E non vedo l'ora di scoprire cosa mi attende nella boss battle. Porco cane, di nuovo i cannoni, dai. Vai, con lo sprintone. Ottimo. Sto riuscendo a evitarli per grandi mani botte di culo. No, guardate dove era il cristallo rosso. Ma io ti picchio male la nonna. Oh, ci sono i cannoni, non mi ero accorto. Perfetto, ora posso anche vedere la loro maledettissima posizione. Aspetta un attimo, c'è una stanza qua in parte. Oh, l'abbiamo già scoperta prima. C'ho i dubbi esistenziali. E qua? No, aspetta, è da quest'altra parte. Veloce. Più veloce. E... hai trovato una stanza misteriosa? Aspetta, c'erano anche dei fogli, non mi ero accorto. Li vedo più spesso ora, più chiaramente e più spesso di prima. Loro dominano i miei sogni ora in un modo che non è mai successo prima. A volte, quando sono fuori a fare la mia passeggiata, li sento che mi stanno guardando e mi convinco quasi che li vedo, le loro facce, nascoste nella folla di persone. Per un momento mi ritrovo a desiderare così tanto che sia vero. Dubito che sarebbero così felici di vedermi, purtroppo. Ho speso un altro venerdì notte con il gruppo. È andata bene come sempre, sono brave persone tutte quante, ma non penso che saranno mai capaci
capaci di aiutarmi. La fede e il potere dello Spirito Santo hanno un profondo impatto su alcuni, ma per me sono solo parole che suonano vuote. Ho preso le pillole per dimenticare, ho pregato di dimenticare, sono andato agli incontri e alle terapie di gruppo, ho fatto tanta carità e lavoro di squadra, ma non basta mai, mi sento sempre così, così vuoto. Forse sto solo perdendo il mio tempo, o forse sto lentamente diventando pazzo. Desidero solo che ci fosse un modo per vederli un'ultima volta. Non sono un uomo terribilmente religioso, ma se c'è una vita nell'aldilà, so cosa mi aspetta quando il mio tempo finirà. Lo accetto e lo merito. Solo dammi un'altra chance per aggiustare il mio errore più grande prima che vada. Non sono sicuro che sia anche possibile, ma pagherei ogni prezzo per scoprirlo. Maroni, ragazzi, ma va che li avete tradotti malissimo sti cosi, eh? Doug Hauser si è consegnato alla polizia a New York City questa mattina per affrontare accuse di cattiva condotta prima di essere rilasciato con $100,000 di cauzione in contanti. L'avvocato della difesa in disgrazia portava un 8000X e un giornale mentre usciva da un SUV di lusso nero. Cos'è un 8000X? Vabbè. E passava davanti allo sciame di telecamere e giornalisti e attraverso la porta d'ingresso del primo distretto del Dipartimento di Polizia di New York a Manhattan questa mattina. Frase un po' lunghina, senza virgole e tutte cose. Successivamente è stato arrestato, processato e accusato di atti blip criminali, abusi blip e cattiva condotta blip per presunti incidenti che coinvolgono 5 donne separate, ha detto la polizia. Qualcuno ha fatto il cattivo bambino, direi, eh? Giocatore, ah sì, noto protagonista. Pensavo che fossi così intelligente, così intoccabile, ma era un bersaglio facile per loro. È stata tutta colpa mia, un risultato del mio ego e del mio desiderio. Solo uno sciocco che gioca con il pezzo grosso. Amavano quello che potevano prendere da me, ma non mi hanno mai amato. Non come voi due, non... Beh, ma sono io quello arrestato? Voglio genuinamente sperare di no, ma vabbè, dettagli. Ok, mi mancano gli ultimi 3, gente è fatta. Aspetta che li abbiamo anche stunnati. Perfetto, oh no, ora dobbiamo ritornare indietro. È più facile di sì che a farsi, signora. Oh, che succede? Che succede? Ah, 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 aiuto, aiuto, aspetta. Non ho l'accelerazione, non ho l'accelerazione. Non mi fregare, non mi fregare adesso, non mi fregare adesso, non mi fregare adesso. Aspetta, aspetta, no, non volevo potere, volevo questo, volevo questo. Corri, 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 corri. L'ho attivato troppo presto, l'ho attivato troppo presto. Ok, sono riuscito a salvarmi. No, mi sono anche bloccato in culolandia. E poi devo andare. Tanto poi ero distante, peraltro, è ancora dietro di me. Credo che abbia perso le mie tracce. E le ultime parole famose del telone. Aspetta, so dove devo andare, so dove devo andare. È fatta, è fatta. Non mi fregare l'ultimo, non mi fregare l'ultimo. C'è il portale, c'è il portale. Whee! Prendi sto cocchio di pezzo. Mamma mia, oh. Sì, ma quanti traumi. Oh, oh, che succede? No. Oh, no. Aspetta, aspetta, non ho i poteri giusti. Di nuovo, di nuovo. Nanetto, Nanetto, stai lontano. Ok, ancora niente. Dobbiamo aspettare che rifaccia il giro. Guarda, suprema porca, gira, 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 gira. Dai che mi girano parecchio anche me. Dai, è un altro. No, con due non vale. Con due non vale. Aspetta, 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 si bloccano tra di loro. Oh, sono un genio. No, ho avuto un botto di culo. Niente di più. Porco cane. Porco supremo, porco cane. Ah, i nanetti, i clown mi inseguono. Dai, paura, paura, la paura, la paura, la paura. 90 fa. Aspetta, aspetta. Non girare di nuovo, non girare di nuovo. Gioco! Ma che sto livello è troppo fetente, eh? No, 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 c'è un livello di fetentaggine, over 9000. Oh, no. Oh, un bruttissimo presentimento. Beh, Lon. Stavi andando in pieno sulla trappola, eh? Non per dire. Ah, scusate, di grazia, dove devo andare? Perché io correrei via sull'uscita, se per voi non è un problema. L'uscita era da questa parte? Non me lo ricordo. Welcome. Sì, 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 ok, quindi l'uscita era sul lato. Ah, ma guarda che adorabili paperelle. Ti viene quasi voglia di farti possedere la... l'anima da una di loro. No, sono andato in direzione sbagliata. Via. Risprinta dall'altra parte. No, porco cane, mi sono cagato in mano. I've got you now, mortal. Salve, signor Malak. Come va anche lei qui al parco? Yet again. It's not going to go quite so well for you this time. I'll finish you off here and take your soul. Con tutte le anime del circondario deve rompere le balle proprio a me. Seeing as you're so capable, let's up the ante a bit, shall we? I don't want to keep underestimating your luck. Oh no. Oh no, 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 no. Sono tornati i signori di prima? Keep them laughing while you die, won't you? questo è un gigantesco problema. Ok, ho un martello. Ho un martello e non ho paura di usarlo. Wow, 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 wow. Aspetta, aspetta, ma posso usarlo su di loro? Li posso percuotere col martello? Ok, sì. Però non posso usarlo a ripetizione. Aspetta.
Ho capito. Allora, mi prendo anche a legnate in parte. E un attimo di pazienza, signori. Non è che ci sono solo le cose a priori. Allora, aspetta. Ok, mi serve il potere per spaventarli. No. Ok, spaventali. Perfetto. Ma non li spaventiamo tutti. Oh, aspetta. Oh, buoni. Aspetta, devo prendergli a martellate il pugno e poi sprintare via. Ok, ho capito cose. Ok, uno l'abbiamo stunnato intanto. Devo aspettare che si ricarichi l'altro potere. Non c'è bisogno di affrettarsi più di tanto. Aspetta, bastardi, levatevi. Martello, la nonna. Oh, che cocchio. Aspetta, perfetto. Ti prendi una smartellata sulla mano pure te. Via. Aspetta che li stunno tutti. Ah, ma spariscono dopo che li ho stunnati. Ah, ne vomitano altri. Ok, non serve a nulla. Signori, avete rotto un po' tanti maroni? Manina. Aspetta. Sono funzionato. Porco. Sì, ma erano dietro. Signora, non rompa i maroni. Stia buona. L'anello glielo butto in mare. In Culolandia, non lo so nemmeno io. Che cocchio. A parte che il nostro protagonista corre come un ottantenne. Una protesi all'anca, ma vabbè, dettagli. Porco cane, dai. Quanto ci mette a ricaricarsi il potere? Ok, perfetto. Vai. Veloce. Ok, stunali tutti. E martellation, ottimo. Ok, credo più o meno di sapere come fregarlo, Ok, direi che ci siamo. Accelera, vagli sotto. Sì, aspetta, non si accende la lucina. Ah, ok, stavolta si accende la lucina. Ottimo. Stunnali tutti, o quasi tutti. Ok, e passa al prossimo. Perfetto, quando li colpisci ho visto che dopo un po' spariscono. Ah, aspetta, mi sono quasi fregato solo. No. Porca di quelli per porca. Accelera. Se non si ricarica il potere della Primal Fear, io sono fregato. Accelera di nuovo, vai, sprinta via. In teoria ne restano solo due. E il gioco è fatto, vai. Veloce, sta arrivando. Ok, ne resta solo uno. La fatica della mia vita. Ok, accendi la lucina. Non si accende la lucina, perfetto. Ok, stunna lì. Ora, aspetta, ok. E Asunde, non ho vinto? Ma dai, quello laggiù l'avevo preso prima. Ero relativamente sicuro di averlo fregato. Oh no, ne stanno spawnando altri. Corri perché non c'ho il potere della paura. Cioè sì, beh, c'ho un sacco di paura io nella vita vera. A parte quello, ok, me la devo rischiare. Vai. Ok, ha funzionato? Non ha funzionato. Oh marone, si stanno ritornando indietro. Dai, lasciatemi stare. Ok, vai di paura, 90 la paura fa. Ok, vai. Ah, no, ma non vale, dai. Li hanno rigenerati mentre stavo arrivando. Ok, basta fare il giro attorno. Ottimo, questo mi fa guadagnare qualche secondo. Veloce. Dai, che non c'ho tutto il giorno. Ok, preso di nuovo. Quello che dico anch'io, ma vedo dettagli. Posso andare via, signore? Ma non gufiamo. No. Aspetta. Non c'è voglia di rifare tutto da capo. Aspetta, tienimi fuori il teletrasporto. Corri, vedi qua, via, tanto di qua. Teletrasportami. Che fatica. Vabbè, ma ce l'avrò tipo attaccato al culo. Vai, che fatta. Il panicume, gente, il panicume e l'immane quantità. No, 21 minuti, un cocchio. Ci ho messo quasi un'ora a far tuo livello. Stiamo scherzando. Ok, il Primal Fear è un'abilità che dobbiamo assolutissimamente cercare di potenziare. Perché ci dà un bel vantaggio nei confronti dei nostri avversari. Il problema è che stanno per sbloccarci un altro potere, quindi sto cocchio. Signor Malak, come va? C'ha l'occhio tutto arrossato, prendo del collirio? You're only delaying the inevitable, Pierce. You can't keep me out of your little pocket dimension forever. Oh, avanti. I'm coming to collect what is owed. And I'm bringing your worst nightmares with me. You and the mortal are both going to pay with interest. Non è che questi due stavano insieme, cioè lei gliela dava perché lui gli dava dei favoritismi, poteri soprannaturali e tutte cose. E mo, dato che gli ha messo le corna, e le corna ce le ha, lui magari gli girano un attimino. You give her that ring piece and you're going to regret it. Ah, guardi, mi pento della maggior parte delle mie scelte di vita, buon uomo. Lies and empty threats. You expect him to trust you when you tried to kill him at every turn? Signora, ribadisco, anche lei mi ha messo in una situazione di pericolo dopo l'altra, Enjoy your moment. It won't last. Ah, questo è poco ma what sicuro. What difference does it make? Bring the peace here, love. E tesoro, tua nonna in cariola, santo cielo. We're halfway there, love. Just 4 pieces to go. Don't disappoint me now. Perché c'erano 5 portali? Scusi. Oh no.
Quello è un ospedale. Riconosco lontano un chilometro il cappellino da infermiera, signora. Non mi prenda in giro, signora. Signora, dove sta guardando? Ah, scusi, era là sopra. Porti pazienza, è alta 3,20 m. Signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua all'ospedale. Ci andiamo nella prossima puntata, perché sennò di sto passo mi butto dalla finestra e ci finisco per davvero in ospedale. Devo dire che questi livelli sono stati traumatici, ma con tutti i poteri che abbiamo sbloccato, soprattutto una volta che li avremo potenziati, dovremmo riuscire probabilmente a ottenere delle statistiche dei tempi e via dicendo decisamente migliori. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti la signora Birce qua non ci tira fuori le zizze e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!